Ciao a tutti, bentornati qui sulla North Friesische Marsch. Stiamo raccogliendo le balle della nuova imballatrice che abbiamo comprato. C'è un po' di differenza perché mi sono dimenticato di impostare la grandezza delle balle e le prime me le ha fatte piccole. Adesso togliamo subito le prime, così. Dopo iniziamo a impostare, cioè abbiamo già impostato l'imballatrice con quelle grosse, ma per le prime purtroppo non ormai possiamo farci più niente, dai. Beh, effettivamente guardiamo un po'. Beh, un po' di differenza c'è tra la prima e la seconda, ma ormai è andata, dai. Ok, allora ho finito il campo 41. Ho finito il campo 41, ho finito il campo 10. Ho già fatto qualcosa anche sul campo 9. E l'unica cosa che ho fatto una cavolata. Perché ho cancellato il percorso del ranghinatore sul campo 9, il che significa che ci tocca raccoglierlo a mano. Non possiamo utilizzare né Curseplay e manco Autodraft. Però io il tempo che gli tiro via le prime balle da qui, così che lui non viene infastidito da questo, posso fare benissimo quell'altro. Ho scansionato anche il campo 41, così adesso quando finisco con la macchina, non l'avevo vista, c'era l'albero in mezzo, così che quando finisco di fare qui con le balle, aspetta un attimo che qua zup, li metto qui. No, ho sbagliato. Mi devo mettere centrale. L'abbiamo fatto bianco-neri, come la TV di una volta, bianco e nero. Adesso glieli metto qua, tanto queste. Se carica quelle, non carica queste. Allora, questo lo torniamo a spegnere che non serve più. Ok, gli togliamo di mezzo quelle del primo, diciamo che dei primi giri, così che quando comincia a fare avanti e indietro non ha più le balle in mezzo. Direi che alla fine l'abbiamo utilizzata perché mentre quella faceva le balle qui, con la nuova abbiamo iniziato qua. Ok. Allora, fammi vedere gli aiutanti come sono messi. Abbiamo uno fermo, che è quello con il quale stavo caricando lì qua, ma delle mucche, perché lì siamo a pieno e non veniva più fuori niente. Allora stavo spostando anche quella roba là. Beh, lui ha iniziato già con. Questo è l'ultimo giro? No, mi sa che è l'ultimo giro che fa. Sì, l'ultimo giro degli esterni che fa. Allora, ma tiro via anche questo, tanto lì, secondo me, ce la facciamo.
Ok. Ci rimane da togliere queste qua, però solo quando lui le ha fatte, purtroppo non possiamo farci niente. Allora, torniamo un po' qua. Tu no, tu sei fermo, sei arrivato. Ok. Ah, qua. Qua c'è un po' di traffico. Una pulita a questo veloce e un po' a questa. Ok, allora mentre ci sono, vediamo se ci arrivo, faccio anche questo. Perfetto. Beh. Va bene così. Allora, qua. Allora, questo lo ripariamo prima che... Questo come è messo? No, questo ancora va bene. Dai. Allora, fammi vedere qua quanto ne ho dentro. No, quasi quasi le imballatrici le posso mettere tutte qua. Così sono tutti e tre insieme. Questo va bene così. E questo lo mettiamo qua perché abbiamo finito di tagliare tutto. Adesso gli cerco un posto. Devo registrare anche i percorsi per questi parcheggi qua. Anche se qua la vedo molto molto dura. Sì, ho un po' di roba in giro a destra e a sinistra, ma per adesso non ho tempo. Voglio fare. Ok, sto facendo gli ultimi giri. Ecco qua, vedete? Mi è rimasto il fieno qua in giro. Però una cosa che posso fare è. Aspetta, tu intanto ti spengo. Curiosità, vediamo se c'è qualcos'altro in offerta. Ah, c'è sempre questo. Ma non abbiamo i soldi. No, qua non me lo fa vedere. Lo devo andare a vedere da qua. Allora, cura. Ha bisogno di un centino. Ok. Allora, l'unico trattore che abbiamo fermo è questo. Questo no. Ci sarebbe anche questo. Poco per 30, ne pensiamo un po' di più. Ne abbiamo ancora qui? Vediamo. Qui è vuoto completo. Allora facciamo una cosa. Tu te lo vai a comprare un po' da solo e vai sul 41.
Il 41 da fertilizzare di sicuro non ce l'ho. Fertilizza botte 30 metri. Anche questo fa 30 metri. Allora va bene anche questo. Ok, è loro. Ok, lui a posto, diamo un po' di fertilizzante al 41 e dopo ci andiamo con un rullo, così gli diamo una fase di crescita subito. Allora, tiriamo via subito queste balle qua. Sono due, sono un paio, però va bene. Allora, quasi quasi faccio di nuovo il pieno a questo e dopo mi sposto direttamente sul campo 10, no, 9. È vero che abbiamo il fieno leggermente bagnato perché piove. Allora, per fare il pieno, ups. Ne prendiamo un paio da qua, vediamo come siamo messi. Una sola? Due? Ne servono tre. Vabbè, prenderò una dell'altro campo, tanto la misura è uguale, solo che sono nere invece di bianche. Non ci ho fatto caso quando l'ho comprato di cambiare il colore della. Non mi viene della plastica intorno, vabbè. Non è importante, tanto fa lo stesso lavoro sia la bianca che la nera. Che sband è sbandata. Ma sono già le 6, 6, 6, 6. Secondo me, non ce la facciamo a dare il rullo. Perché durante la notte già una fase di crescita la fa e se passo il rullo perdo quella fase di crescita, cioè che significa che non ne vale proprio la pena. Se la facevo invece prima, con una fase di crescita gli davamo noi col rullo e la notte già eravamo alla seconda. Vabbè, ma ormai è andata. Sono più in basso possibile, sì. Ok, quasi quasi questo lo lascio qua, tanto per adesso non mi serve. Torniamo su questo, dai. Eh sì, ho fatto una cavolata perché ho cancellato il percorso. Non mi, cioè non mi sono fatto caso che dovevo raccogliere le balle. Vabbè, ma è ormai andata. Cioè, raccogliere il fieno qua. Questo è fieno, sì, questo è fieno. Allora, di certo non lo raccoglieremo se piove. In realtà, perché altrimenti fosse di nuovo bagnato, bisognerebbe riaprirlo, farlo essiccare un'altra volta e poi dopo raccoglierlo. Ma è un gioco,
Fin quando ce lo permette, facciamo così. Quasi quasi preferivo il Seasons, quello a mod, che quello proprio del gioco. Ti limitavo un po' di più su certe cose. Non lo so, mi piaceva di più. Allora, le nostre mucche non hanno bisogno di fieno perché ci ho messo l'erba, fieno no. Direi che l'erba l'abbiamo conservata anche per le nostre pecore. Questo possiamo buttarlo tutto dentro alla produzione della razione mista. Ok, primo pieno fatto. Andiamo a scaricare, va. Allora. La tabella era leggermente in mezzo alla strada. Ma solo leggermente. Sono le 6:30, piove, al momento diventa buio e non vediamo più niente. Il tempo è messo a 2, possiamo anche abbassarlo un pelo. Questo, no, quello a fianco. Questo. Allora. Peccato aver cancellato il percorso. Ma è ormai andata. Allora, qua abbiamo bisogno ancora di insilato. A vedere, allora. Insilato ce n'è 70.000, vabbè. Quasi quasi gli butto dentro una ventina di balle, 20 balle, 5 per... Sì, va bene, sono 100.000. Faccio un carico di balle e glielo butto dentro. Quasi quasi quelle balle che ho fatto, quelle piccole, me le trasferisco qua e butto dentro quelle, perché così almeno non ho poi non mi danno fastidio quando devo caricare poi con il camion. Cioè, nel momento in cui lo metto in automatico, è vero che lì impostiamo il tipo di balla che deve caricare e non ci dovrebbe dare fastidio, ma comunque. Adesso vediamo, tanto da lì dobbiamo tornare in qua, tornare pieno, tornare carichi cambia poco. Tanto vale che li carico, me li porto qua e nel momento in cui sono pronto li butto là dentro. Sì, facciamo così.
Ci metto un po' a riempirsi, eh. E per fortuna è che le andane sono abbastanza piene, dai. Ok, dai. Diciamo che io continuo a raccogliere qui un altro po' di fieno e noi ci vediamo la prossima puntata che è lunedì. Se non ve la volete perdere e vi volete iscrivere al canale, iscrivetevi. Buon fine settimana. Ciao!